Bene, buonasera a tutti. Siamo alla seconda serata della nostra 3 giorni dedicata così alla preparazione al quinto anniversario dell'Adorazione Eucaristica Perpetua. Abbiamo iniziato mercoledì nella serata di evangelizzazione dal Cenacolo alla città, quando ci siamo ritrovati qui per una catechesi proprio sulla forza missionaria dell'Eucaristia. Quindi catechesi, poi i cenacoli e le cellule nelle case, e qui continuava la preghiera. Questa sera, venerdì, che in maniera abitudinaria ci incontriamo per la preghiera, siamo contenti di avere Don Alberto, avvicinati pure, che lo conosciamo bene, trapanese, parroco fino a poco tempo fa al Sacro Cuore, direttore dell'ufficio liturgico un sacco di tempo e ora anche direttore dell'ufficio liturgico nazionale. Quindi giochiamo in casa, sei qui, quindi insomma non potevamo anche non invitarti, avere il piacere di avere una voce appunto precisa, puntuale e anche autorevole. E a Don Alberto abbiamo chiesto una parola su Eucaristia e servizio, proprio guardando al senso, no, dell'Eucaristia anche nel nostro territorio, che è segnato anche da diverse forme di povertà. Quindi Don Alberto ci parlerà delle tre mense della Eucaristia che devono camminare insieme, non si possono separare, non si può guardare alla parola e non alla celebrazione e non alla carità, per esempio, ma i tre momenti vanno insieme. Allora ci mettiamo in piedi, invochiamo il dono dello Spirito Santo e ascoltiamo la pagina di Emmaus. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ma egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero, Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da queste cose accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma esse insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Scendi su di noi, tu che sei l'Eterno. Scendi su di noi, scendi su di noi.
Tanto grazie a Don Fabio per questo invito in occasione di una preparazione, potremmo dire, di un compleanno, di un momento che, ecco, significa memoria di un cammino fatto nella speranza e nella gioia di poterlo anche continuare. E quando ci siamo così sentiti telefonicamente, non è facile per tutte e due, perché prima c'è stato un messaggio, poi una chiamata, poi un altro messaggio, poi un'altra chiamata, finalmente siamo riusciti a sentirci. E ecco, non è stato difficile trovare anche le parole per dare un titolo, un tema a questo nostro incontro, così come per me non è stato difficile immediatamente pensare ai discepoli di Emmaus. Prima di tutto per un motivo. Voglio partire dai discepoli di Emmaus. Il motivo fondamentalmente è perché talvolta, quando ci rapportiamo alla celebrazione dell'Eucaristia, o ancora di più all'adorazione eucaristica, questo incontro personale con il Signore presente nel sacramento, presente nel pane e nel vino, ecco, noi la immaginiamo, la celebrazione, l'adorazione, come una realtà statica. Siamo lì, ognuno nel proprio banco, lì a guardare, lì ad ascoltare, lì a presentare a Dio qualche cosa, qualche bisogno, un desiderio, una preoccupazione. Ecco, c'è sicuramente nell'uomo una fatica, che è quella di pensare la celebrazione e l'adorazione ancor di più in maniera dinamica. Noi la pensiamo statica, siamo fermi in un posto dove ognuno di voi, penso, abbia sempre il suo banco. Guai chi glielo tocca. Il suo posto ognuno ce l'ha ben definito. E se lo trova occupato già inizia ad avere qualche problema, perché la prospettiva cambia. Quindi, dicevo, c'è sicuramente questa fatica dell'uomo, vedere la celebrazione in questo dinamismo. I discepoli di Emmaus invece ci aiutano a riscoprire prima di tutto questa dinamica della celebrazione e anche dell'adorazione. C'è un incontro che si realizza, un cammino che il Signore risorto fa con la Chiesa, fa con il singolo uomo, la singola donna, facendosi davvero compagno di viaggio nei sentieri della vita di ciascuno di noi, sentieri nei quali possiamo ritrovarci anche noi, un po' come i discepoli di Emmaus, Cleopa e l'altro discepolo, un po' smarriti nel cuore, smarriti nelle intenzioni, delusi. Ma i discepoli di Emmaus ci presentano, dicevo, questa dinamica, la dinamica della celebrazione. Sicuramente le due mense sono facili da individuare, ce ne sarebbe anche una terza. Il primo tratto di strada di Cleopa e dell'altro discepolo, ecco, è centrato sulla prima mensa, potremmo dire, usando quell'immagine che ci ha offerto anche Don Fabio, che è anche la prima mensa del nostro convenire attorno all'altare del Signore. Ciascuno di noi, dicevo, con le sue storie, con i suoi percorsi personali, ci ritroviamo per ascoltare prima di tutto una parola che, seppur ha una sua oggettività, Don Fabio da biblista ce lo può anche dire, la parola di Dio ha una sua oggettività che è legata alla dinamica della rivelazione ed è legata anche ad un aspetto letterario della parola, ma questa parola ha anche un suo aspetto soggettivo. Ce lo ricorda la lettera agli Ebrei,
quando ci dice che la parola di Dio è viva ed efficace ed entra nelle profondità della storia, della carne di ciascuno di noi. Allora la prima mensa è proprio legata a questa parola viva ed efficace, che è un annuncio sempre attuale e sempre vivo della risurrezione di Gesù. È un annuncio sempre pasquale, che ripercorre le pagine della storia della salvezza, ma richiama soprattutto, ecco, la discesa, l'esodo, potremmo dire, della parola, di Dio che apre la sua bocca, fa discendere la sua parola viva ed efficace sulle nostre vite e sulle nostre storie, diventando, dicevo, una parola anche che corrisponde anche ai desideri e ai bisogni di ciascuno di noi, un po' come la manna nel deserto, che si adatta al gusto. Quando ciascuno di noi medita un testo della Scrittura, ecco, lo interpreta a partire anche dalla propria, potremmo dire, biografia spirituale. E questo accade anche quando questa parola ci è donata nella dinamica della celebrazione. Dio ci parla in maniera oggettiva, ma questa parola entra nella nostra vita. Entra nella nostra vita dandoci anche una risposta alle nostre domande più profonde, donandoci ora una parola di conforto, ora anche una parola che ci invita a rallentare o ci incoraggia ad andare. E dicevo, il dinamismo di questa parola che scende. Dio apre la sua bocca, anche qui avete un ambone un po' elevato, scende verso di noi. Ma ogni parola, così come ci ricorda il profeta, non rimane soltanto, seppur discende dall'alto, non rimane sulla terra. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, ogni mia parola ritorna a me. Allora vedete già un primo aspetto dinamico della celebrazione. Dio ci parla donandoci una parola, ma a questa parola noi rispondiamo. Rispondiamo anche qui con le nostre vite, con i nostri percorsi, con le nostre storie differenti. Rispondiamo con quello che ci portiamo dentro, anche qui con una oggettività che è quella del Salmo, ma anche c'è una concretezza della storia che noi ritroviamo nella preghiera dei fedeli, ad esempio, dove se da un lato Yahweh dice ad Israele, Shema, Israel, Adonai, ascolta Israele, noi nella Messa siamo consapevoli che Dio ci parla e quindi anche noi sperimentiamo la forza di Deuteronomio, ma al tempo stesso diciamo ascoltaci Signore, c'è anche Lui che ci ascolta, presentandogli, ecco, le nostre istanze, i nostri desideri, la complessità della storia, i fermenti anche delle vicende umane, le paure della guerra o le situazioni di calamità che sono sempre più numerose e che non sono neanche distanti dalla nostra città, seppur sono diventate un'altra città. Ma oltre al nel cammino dei discepoli di Emmaus, noi scopriamo, ecco, anche una seconda mensa. Ecco, Gesù non si fa soltanto compagno di viaggio ripercorrendo le scritture e scaldando il cuore a questi viandanti. Gesù si fa anche commensale. C'è una convivialità che noi possiamo rintracciare nelle narrazioni evangeliche. Gesù è sempre conviviale con l'uomo, condivide i pasti.
soprattutto condivide i pasti con quanti nella società giudaica erano emarginati. Lo troviamo lì a condividere il pasto con prostitute, con pubblicani, lo troviamo a condividere il pasto con ogni categoria sociale. E ancora una volta Gesù condivide un pasto, così come l'ha condiviso prima della Pasqua, così come l'ha condiviso nell'imminenza della Pasqua, anche il risorto condivide con gli uomini la mensa. Una mensa nella quale, ecco, è lui, potremmo dire, l'offerta e l'offerente. È lui che è l'altare, come dice un prefazio del tempo di Pasqua, altare, vittima e sacerdote. In questa mensa Gesù si continua a donarsi attraverso il suo corpo spezzato e il suo sangue versato. È una mensa che non è per i sani o per i santi, ma è una mensa nella quale viene dato un cibo che è prima di tutto per i peccatori, per quanti continuano, come al tempo del Gesù storico, a trovarsi nelle fatiche interiori, a vivere le arsure dell'anima, a confrontarsi con le proprie fragilità, con le proprie miserie, a ritrovarsi pieni di conflitti. Ecco, l'Eucaristia non è un cibo per i sani, ma è un cibo per noi che siamo peccatori. Ecco perché all'inizio della messa noi chiediamo sempre perdono, perché siamo consapevoli delle nostre umane fragilità, delle nostre umane fatiche. Ma in questa mensa, ecco, il Signore si dona a noi, si dona, ecco, anche qui attraverso un cibo che si adatta al gusto, che si adatta alle nostre vite, si adatta alle nostre storie, ai nostri percorsi più o meno impervi, più o meno accidentati. Ecco, in questa mensa noi però anche qui non siamo attori passivi, non siamo degli spettatori. In virtù del nostro sacerdozio battesimale, ecco, ciascuno di noi si unisce a quell'offerta, fa di quell'offerta la propria offerta. C'è quel canto che canterebbero anche le pietre: nella tua messa, la nostra messa, più o meno. E nel senso che, ecco, nella offerta del pane e del vino, noi mettiamo anche tutto in noi stessi. Quando c'è la presentazione dei doni, ecco, noi non presentiamo pane, vino e acqua, è qualcos'altro, ma quel pane, quel vino, quell'acqua sono l'espressione dell'offerta della nostra vita. San Paolo ai Romani parla dell'offerta del proprio corpo: offrite il vostro corpo, la vostra corporeità, la vostra vita come culto spirituale a Dio gradito. Allora anche qui, nella dinamica dell'Eucaristia, della celebrazione dell'Eucaristia, noi non stiamo fermi lì, magari belli concentrati, soprattutto le signore tanto pie, con gli occhi pure chiusi e in ginocchio, ma noi partecipiamo a quell'offerta, tutti, ognuno nella diversità anche del sacerdozio, tra sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale. Ma tutti partecipiamo dell'offerta, ci uniamo a questa offerta.
Ecco, nel cammino dei discepoli di Emmaus, questa mensa, che abbiamo detto non è per i sani, ma per i malati, è una mensa che guarisce comunque il loro percorso di vita. È una mensa che guarisce la loro incredulità, la loro delusione, il loro senso anche di sconfitta, perché immaginiamocelo, avevano insieme agli altri discepoli, insieme agli apostoli, affidato tutte le loro speranze a Gesù e si ritrovano con un maestro crocifisso e morto. Quindi sentono il senso della sconfitta. Ma è proprio quella prima mensa e la seconda mensa che trasformano questo senso di sconfitta che alberga nel loro cuore. Lo trasforma e attiva una terza mensa. L'incontro con il risorto, attraverso la sua parola e attraverso il pane spezzato, quando Gesù anche si sottrae alla loro vista, loro percepiscono, intuiscono che si tratta del Maestro, attiva un altro percorso, che è anche il percorso che dovrebbe attivare ciascuno di noi. Ecco perché la celebrazione dell'Eucaristia, l'adorazione eucaristica, non sono una realtà statica. L'incontro con il Signore, che ha un suo dinamismo, l'abbiamo visto, ecco, attiva ulteriori percorsi, ulteriori dinamismi. Nei discepoli di Emmaus, dopo che hanno camminato con il risorto, dopo che hanno mangiato con il risorto, non è che si stanno fermi verso Emmaus, ritornano a Gerusalemme, si rimettono in cammino, raccontando. C'è una dimensione narrativa che emerge dall'incontro con il risorto. Ma la narrazione non è soltanto la narrazione delle parole. Nei discepoli di Emmaus e nell'intenzionalità del Vangelo di Luca è chiaro che la prima narrazione è quella dell'annuncio dell'incontro con il risorto. Ma nella nostra vita, ecco, diventa proprio la vita espressione di narrazione, nella serialità anche delle nostre storie. Allora il gesto rituale, il gesto della mensa della parola e della mensa dell'Eucaristia si apre ad un ulteriore gesto, che è il gesto della carità. Allora potremmo dire davvero che la nostra esperienza di fede, il nostro incontro con il Signore risorto, ecco, si sviluppa attorno a queste tre mense, dove il Signore si fa nostro compagno di viaggio, parlandoci, riscaldando i nostri cuori, dove il Signore risorto continua a farsi pane spezzato per noi, ma dove il Signore risorto anche incentiva noi a diventare gesti di carità, attualizzando quella parola, annunciandola agli altri, ai fratelli che incontriamo, perché l'annuncio è una forma di carità. La carità di condividere una parola viva ed efficace, diventando anche noi pane spezzato per gli altri. Cosa dice Gesù ai discepoli quando li invita nella moltiplicazione dei pani? Date voi stessi da mangiare, cioè diventare loro, da un lato, chi distribuisce, ma anche possiamo interpretare questo dare voi stessi da mangiare come donare le nostre vite, quella culto spirituale che diventa continua offerta agli altri. Questo ci apre, per deformazione anche di formazione pregressa al seminario, cioè quella parrocchiale dove sono cresciuto, Rosmini,
Ecco, ci apre a vivere la mensa della la terza mensa guardando la carità nella sua molteplicità. Cioè una carità che diventa espressione trinitaria, cioè che ha tre dinamiche. Perché la carità, voi lo sapete bene, non è semplicemente offrire qualche cosa, dare qualche cosa, ma davvero anche proprio il racconto dei discepoli di Emmaus e la dinamica della celebrazione dell'Eucaristia ci aiutano a vivere la mensa della carità come carità di annuncio, quindi una carità intellettuale, cioè donare una parola, aiutare a scoprire il senso delle cose alla luce del Vangelo, una carità materiale, che è il prendersi cura dell'uomo nella sua concretezza umana, nella sua corporeità, ma anche c'è una carità spirituale, cioè quel prendersi cura delle fatiche degli altri e portarle addosso. Vivere una empatia con l'altro significa anche sostenerlo nei suoi percorsi per poter aprire la loro la vita del fratello ad una esperienza di fede. Allora, davvero, io penso, posso anche, io ho concluso a dire il vero, cioè ritengo che davvero i discepoli di Emmaus diventano, ecco, questa immagine, questo racconto che ci aiuta a scoprire questi dinamismi. Allora, siccome ogni compleanno è legato a degli auguri, ecco l'augurio che voglio fare a Don Fabio, a voi, è che questo dono anche che questa comunità vive dell'adorazione eucaristica continuata e anche la familiarità alla celebrazione dell'Eucaristia, ecco, non siano mai vissuti in modo statico, perché significherebbe tradire il senso della celebrazione e il senso dell'adorazione. Allora l'augurio che vi faccio è di vivere invece in modo sempre dinamico, scoprendo il Signore che si fa nostro compagno donandoci la sua parola, il Signore che si fa commensale delle nostre storie spezzando il pane per noi, ma anche il Signore che ci incoraggia ad attivare noi percorsi di carità, di attenzione all'umanità del fratello, alla sua crescita nella fede e alla sua crescita anche intellettuale. Auguri ancora. E Don Alberto, che ci hai ricordato questo carattere dinamico e direi anche integro e integrale dell'Eucaristia, applicandolo anche all'adorazione. Mi piace proprio cogliere quello che hai detto legandolo all'adorazione. La nostra adorazione, che è ferma e silenziosa, è dinamica, cioè dire noi facciamo silenzio perché parli la parola. Ecco, nell'adorazione noi rigustiamo tutta l'Eucaristia, no? Allora è silenziosa non per mettersi le cuffiette, no? E ascoltare un canto, è silenziosa per fare spazio alla parola, è silenziosa per aprirci alla contemplazione, è silenziosa per motivarci a quando usciamo alla carità, insomma, per vivere momenti di incontro nella fraternità, nella condivisione. Io la testimonianza che faccio, proprio rileggendo il mio vissuto anche sulla base di quello che diceva Don Alberto, è che me ne esco trasformato dalla mia ora, in genere un'ora notturna che faccio alle prime ore del mattino, e i miei occhi sono trasformati e vedo le cose, gli altri, gli impegni in una luce nuova. Perché appunto l'adorazione, rimettendomi nel gusto dell'Eucaristia, ecco, in maniera prolungata, fa sì che davvero tutto il mio vissuto sia cambiato e i miei occhi sono occhi più misericordiosi, come direbbe anche un po' Papa Francesco.
Grazie dunque Don Alberto, ti facciamo un pensierino che già ti ho anticipato, questa pianta che puoi portare a casa, a tua madre o in chiesa, non so dove sarai in queste chiese, non ne hai, sei libero dalle chiese, ecco lo porti a casa tua così anche come ricordo da parte nostra e buon cammino, buon Natale e buon cammino, buon servizio. Grazie.